Ciao a tutti e benvenuti a questo webinar sui kata Naihanshi e Sanchin, i kata fondamentali del karate. Perché questo? Karate nasce chiaramente a Okinawa, poi una parte del karate si trasferisce e si sviluppa in Giappone e anche in Corea, ma comunque sia in origine il karate a Okinawa era diviso due grosse correnti, Shurite e Nate, chiamate anche Shorin e Shorei. Con l'andare del tempo, la corrente Shorin o Shurite adotta come kata fondamentale un kata chiamato Naihanshi, mentre la corrente Shorei, più legata alle arti marziali della Cina del Sud, adotta lo stesso kata che viene utilizzato appunto in queste arti marziali, che è il Sanchin, anche noto appunto come Sanzan, Sanxian, Samqian, eccetera, 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 a seconda delle varie pronunce cinesi. Bene, io sono Emanuel Giordano, sono maestro di Karate Shorin Ryu. Ho iniziato la mia carriera nel karate con il karate Shotokan, sportivo e tradizionale, prima uno e poi l'altro. Dopo aver studiato il karate Shotokan per 16 anni circa, ho intrapreso il mio primo viaggio a Okinawa, dove ho incontrato il karate Shorin Ryu. Dopo questo primo viaggio ho praticato per un anno sia Shorin Ryu che Shotokan. Dopodiché mi sono accorto che era necessario prendere una decisione su quale strada seguire e ho scelto lo Shorin Ryu, che è il papà dello Shotokan. Attualmente, oltre a dirigere gli allenamenti nei miei dojo qua in Piemonte, in particolare a Settimo Torinese e a Torino, in Italia ho allievi in Lombardia e Liguria, mentre all'estero ho un allievo nel Regno Unito. In Italia ricopro la carica di referente nazionale per il settore karate tradizionale di Okinawa presso il XEN, il più grande ente di promozione sportiva italiano. A livello italiano e europeo invece sono responsabile e fondatore dell'Okinawa Karate Kenkyukai, l'associazione italiana europea per l'appunto di preservazione e diffusione del karate del Kobudo tradizionale di Okinawa. Tra le altre cose sono autore di diversi articoli e libri sul mondo del karate, in particolare sul karate di Okinawa e sul karate Shorin Ryu. L'opera forse più importante, che non è ancora del tutto compiuta, infatti sta uscendo volume per volume, e l'enciclopedia del karate Shorin Ryu, giunta oggi al suo terzo volume. Quanto riguarda invece i miei gradi, quando praticavo Shotokan non ero molto interessato a prendere gradi, tant'è che tra il primo e il secondo dan presi entrambi in Fesi, che feci trascorrere 7 anni. Lo stesso anno in cui presi il secondo dan presi anche poi il diploma da allenatore. Questo sempre per le stesse motivazioni, all'epoca non ero interessato in questo genere di cose. Per quanto riguarda lo Shorin Ryu, dopo diversi anni dall'inizio della mia pratica ho ottenuto il quarto dan, esame che poi ho voluto ripetere anche con la Okinawa Shorin Ryu Karate do Kyokai, direttamente a Okinawa quest'ultimo. Quest'ultima federazione è la federazione che è stata fondata dal maestro Shibana, nonché la più vecchia, la più antica federazione di karate okinawense. Bene, io oggi vi parlerò e poi in seguito vi mostrerò il kata Naihanshi. Per quanto riguarda il Naihanshi, a differenza del kata Sanchin, non si conosce l'origine. Sappiamo che viene classificato come kata Nate o Shorei, di conseguenza un kata di origine cinese, ma l'esatta provenienza e l'esatta origine ci è sconosciuta, sebbene molti abbiano fatto speculazioni su di essa. Per quanto riguarda la storia okinawense, sappiamo, grazie agli articoli di Kensu Yabu Sensei e all'intervista di Motobu Choki Sensei, in particolare per quanto riguarda l'articolo di Yabu, mi riferisco a Itosu Nobuyude, uscito alla morte del maestro Itosu per l'appunto, e per quanto riguarda l'articolo con l'intervista del maestro Motobu, mi riferisco a quella del 36.
Bene, grazie a questi documenti sappiamo che il kata era sicuramente praticato già da Soko Matsumura Sensei. Da Soko Matsumura Sensei questo kata chiaramente si diffuse a tutti i suoi allievi. In particolare colui che interpretò al meglio questo kata è stato sicuramente il maestro Ankuito Josensei. Questo ci viene riportato sempre da Kenzo Yabu, sempre nel Itōjū no Buyuden, dove viene riportato un aneddoto. In realtà vengono riportati tantissimi aneddoti in quell'articolo, ma in particolare in questo aneddoto si parla del maestro Asato e del maestro Itōjū. Ebbene, secondo il maestro Yabu, Anko Asato Sensei faceva parte di un gruppo di studio del karate di Shuri, specificando sempre in questo articolo che all'epoca Tomari rientrava nell'influenza di Shuri, quindi parlando di Shuri, in realtà stiamo parlando di Shuri e Tomari. Durante un'esibizione degli esperti marziali, appunto di Shuri e di Tomari, il maestro Asato poté constatare che il kata Naikanchi eseguito dal maestro Itōjū era il migliore in assoluto, perché era il suo kata preferito, era il suo cavallo di battaglia. Da notare infatti che poi il maestro Itōjū da questo kata elaborò altre due forme, il Naihachi Nidan e il Naihachi Sandan. Questa non fu la sola elaborazione, la sola modifica che fece il maestro Itōjū grazie a questo kata. Il maestro Itōjū andò a cambiare anche alcuni particolari nell'esecuzione del Naihachi Shodan, oggi chiamato così per l'appunto, poiché esistono le altre due forme, il Naihachi Nidan e il Naihachi Sandan. Le altre modifiche riguardarono infatti la posizione dei piedi, un ibrido tra il Sanchin Dachi del Nate e lo Shikodachi, che era invece la posizione con cui veniva praticato in origine questo kata. Un'altra modifica è la posizione iniziale della mano, ma questo lo vedremo poi durante la parte tecnica. Il Naihachi, secondo molti maestri dell'epoca e soprattutto secondo anche i maestri attuali, nello Shorin è il kata fondamentale. Kata fondamentale perché incarna tutta una serie di lavori interni ed esterni del nostro corpo che vanno a formare il karateka. Sebbene, come ho detto prima, non è un kata tipico di Okinawa, quindi non è un kata Shorin. Infatti si lavora molto con la parte superiore del corpo e si blocca molto la posizione, che è una cosa tipica invece delle arti marziali della Cina del Sud. Questo fa lavorare tantissimo, come vedremo poi dopo, la parte del gamaku. Il kata Naihachi Shodan, a differenza del Sanchin, sebbene sia un kata fondamentale, potremmo definirlo infatti un kion kata, non è un kata semplicemente formativo, ma è anche un kata dal quale si possono estrapolare interessantissime applicazioni per il combattimento a corta distanza, tant'è che appunto il maestro Motobu Chokey elaborò tutta una serie di tecniche, probabilmente qualcuna appresa dai suoi maestri, qualcuna elaborata da lui. Come dicevo prima, le origini di questo kata non sono conosciute, ci sono molte speculazioni proprio perché è un argomento di forte interesse, ma la maggior parte di esse sono solo speculazioni commerciali e infondate, atte a catturare l'attenzione. Ci sono stati anche dei maestri cinesi che dicono di aver riscontrato delle similitudini tra questo kata e delle forme cinesi, indicando anche gli stili di provenienza. Voglio aprire una parentesi su questo argomento. È noto purtroppo che le arti marziali generano molto turismo, di conseguenza anche i cinesi stanno sfruttando da diversi anni, molto più degli okinawensi e dei giapponesi, a dire la verità, stanno sfruttando questa cosa. Di conseguenza, non è cosa rara trovare maestri cinesi che dicono di conoscere l'esatta provenienza dei kata di karate più gettonati. Per l'appunto, il Naihachi potrebbe essere uno di essi, un altro potrebbe essere il Passai. Ecco, molto spesso in realtà sono semplicemente delle strategie appunto commerciali.
commerciali, come dicevo prima, anche perché per quanto riguarda ad esempio il kata passai, invece sappiamo, esattamente come il kata kusanku, che si tratta di un kata autoctono di Okinawa. E questo è scritto nero su bianco, è stato apertamente dichiarato dai maestri Yabu Chibana. Bene, non mi dilungherò ulteriormente, questo anche perché la storia del Naikanchi è abbastanza breve, e passerei invece adesso alla spiegazione teorica e pratica. Bene, adesso vediamo invece l'esecuzione del kata Naikanchi passo per passo, vedendo anche tutte le varie caratteristiche tecniche. Andrò a eseguirlo lentamente, ok? Prima cosa, in questo kata quali posizioni utilizzeremo? Utilizzeremo Eizo Kudachi solo esclusivamente per la partenza e la fine del kata. Ovviamente andremo a eseguire Naikanchi Dachi è la posizione che è stata introdotta dal maestro Dosu in questo kata. Prima si eseguiva in Shiko Dachi, ok? Naikanchi Dachi di Dosu ai piedi come Sanchin Dachi del Nate, successivamente quello del Goju Ryu. Questo tipo di posizione quindi ha delle caratteristiche simili a quelle del Sanchin Dachi, ok? È importante che la rotula cada sulla punta dell'alluce, quindi non troppo in dentro e non in fuori. Devo andare a contrarre l'abduttore e la muscolatura delle gambe. Una cosa molto importante rispetto ad altri stili, nella nostra scuola, nello Shidokan Shoryu Ryu, si esegue con le ginocchia non troppo piegate, ok? Io devo vedere la punta dei piedi guardando semplicemente da questa posizione. Se io non la vedo è perché le ginocchia sono troppo piegate. In altre scuole la posizione è più chiusa, oppure si tende a enfatizzare questa chiusura, o ancora si tende ad allargare le ginocchia. In realtà dovete pensare di quasi essere a cavallo, ok? Quindi dovete chiudere l'adduttore. Con i piedi vado tra l'altro a praticare al terreno usando anche la punta delle dita, quindi non solo questa rotazione qui, ok? Un'altra cosa molto importante della posizione, ho sempre il peso sull'avampiede, mai sui talloni. Vedete cosa succede? Quindi sempre il peso sull'avampiede. Quanto è ampia la posizione? C'è un trucco per verificare l'ampiezza. Ruotando sulle punte e scendendo, tra il ginocchio e il tallone ci deve essere circa lo spazio di un pugno. Attenzione, se è un pugno e mezzo, come ad esempio qui, va bene. Se è poco meno di un pugno, va bene lo stesso, è un'indicazione. Poi sta a voi trovare il vostro equilibrio. Questo è un parametro di riferimento per le varie posizioni Shorin. Ukiashidachi, stessa cosa, ok? Tra l'altro vedete Ukiashidachi, la parte posteriore, la gamba posteriore, è esattamente come in Naikanchidachi. Questo tipo di posizione deve radicarvi al terreno e a differenza appunto di altre scuole, quando siamo in questa posizione e andiamo a eseguire le varie tecniche del kata, non dobbiamo esagerare con la retrovazione del bacino. In alcune scuole Shorin si tende a fare una grande retroversione, quasi come nel Goju Ryu. Questo perché hanno avuto un'influenza anche del Nate, quindi sono state influenzate anche da maestri di Nate o addirittura di Goju Ryu. Nello Shorin Ryu in realtà è molto più piccolo il movimento, vado a contrarre chiaramente la parte bassa dell'addome, a chiudere il tandem, come si suol dire. Quindi vado a contrarre poi in realtà della muscolatura molto specifica, sono i muscoli profondi dell'addome, tra cui il trasverso addominale e importantissimo chiaramente il diaframma, e a fare una piccola retroversione del bacino. Ok? Per esempio questo. Solo questo movimento. È importante quindi, a differenza appunto delle scuole Shorin influenzate dal Nate e dalle scuole come Goju Ryu e altre che appartengono a questa corrente, evitare di contrarre il gluteo. Io non devo contrarre il mio gluteo, devo solo andare a fare questo movimento. L'espirazione non è mai completa. Un'altra posizione, perché in realtà se n'è un'altra in questo kata,
non è solo un passaggio, è una posizione che va studiata in quanto tale, molto molto importante, e di cosa darci. Il cosa darci lo troviamo quando facciamo questi passi. Come eseguirlo correttamente? Innanzitutto, quando vado a fare cosa darci, come vedete, le mie gambe devono essere aperte. Se sono chiuse in questa maniera, sono instabile. In questa maniera qui, ben bloccate, vado a creare una struttura a doppio triangolo, un rombo, che è una struttura molto 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 forte. Per fare questo devo spingere con la tibia della gamba posteriore contro il perone della gamba anteriore. Io qui devo essere stabile, ok? Non devo ballare. Un'altra cosa molto importante del cosa darsi, quando vado a eseguirlo non devo fare questo. Devo andare troppo in là, devo stare il più vicino possibile al piede d'appoggio e flettere la gamba d'appoggio. È quasi la distribuzione del peso come se io avessi il 85-90% distribuito su questa gamba qua, ok? Quindi questa in realtà, vedete, è molto molto leggera, serve più che altro di supporto. Ancora un'altra cosa molto sottovalutata e invece importantissima: io devo andare, dopo cosa darci, devo andare a fare mai panci darci. Come abbiamo visto prima, questa posizione ha la punta dei piedi leggermente rivolta verso l'interno. Quindi, se io nel cosa darci metto il piede che punta di là, quando vado poi, a parte che sono instabile, quando vado poi a fare il passo, mi trovo in questa posizione, o al massimo in questa, perché magari l'ho un po' raddrizzato, ma non può essere comunque una posizione corretta. È necessario appoggiare tutto il piede, il taglio del piede o la punta del piede? In realtà non c'è una risposta a questa domanda. Sono corrette tutte e tre le cose. Dipende dalla flessibilità della vostra caviglia e dipende quanto volete aumentare questa flessibilità. È chiaro che la maniera più normale e naturale di eseguire cosa darci è questa. Faccio vedere il lato. Quindi io sono qui, questa, tallone sollevato, ok? Ma se vogliamo andare a lavorare sulla flessibilità delle nostre caviglie, posso anche andare a fare questo, ok? Appoggiare il taglio del piede e cercare di appoggiare il piede possibile. Chi ha una buonissima flessibilità può fare questo, però vedete, se lo faccio io mi si chiudono le gambe, quindi la posizione è scorretta. Se riuscite a farlo senza chiudere le gambe, avete un'ottima flessibilità delle caviglie, ok? Quindi io consiglio, per lavorare sulla flessibilità, appoggiare il taglio del piede in questa maniera qua, mantenendo l'apertura, lo spazio tra le cosce, tra gli adduttori. Se volete invece poi eseguirlo in maniera naturale, semplicemente questo, punta del piede, ok? Attenzione, un'altra cosa, guardate il mio ginocchio, non deve essere girato, come abbiamo detto. Se tiro il piede, non deve puntare in quella direzione, deve rimanere il più dritto possibile, però senza andare a lavorare in contrasto con la rotazione del piede. Ricordate che dobbiamo basare il nostro karate, se pratichiamo ovviamente Shaolin, su gesti e posizioni naturali. Quindi se la punta del piede guarda di qua e il ginocchio guarda di là, crea una torsione, questo non è un gesto naturale, ok? Quindi di qui, uno, due, questo, ok? Non questo, non questo. Mi abbasso e schiaccio, ok? Quindi abbiamo detto tre posizioni: eiso kudachi, questa qui, cosa dachi, nai hanshin dachi. Quando compio il passo è necessario fare questo movimento di rotazione e di contrazione delle dita in maniera tale da ancorarsi al pavimento, però, come ho già detto prima, mantenendo questo tipo di chiusura. La posizione deve essere molto solida. Che tecniche troviamo invece in questo kata? Abbiamo diversi tipi di tecniche. Abbiamo l'Aikido. Anche qua voglio spendere due parole. Il kata in origine prevedeva Aisho. Successivamente il maestro di Tosu ha cambiato in Aikido. Questa è una spiegazione però molto superficiale. Perché? Sebbene ai principianti si insegni a eseguire Aikido a livello un po' più avanzato, quindi cinture nere
già un po' più mature di un primo dan, non eseguono né al do né al sho, eseguono una tecnica di questo tipo, con un'angolazione di 45 gradi, in maniera tale che possiamo poi decidere personalmente l'applicazione da andare a eseguire a seconda di quello della circostanza. Quindi siamo poi abituati a fare un gesto che è ibrido tra i sho e ai sho e ai do. Di conseguenza, se vogliamo applicare come ai sho, lo possiamo applicare, se vogliamo applicare come ai do, lo possiamo applicare. L'altezza del polso e della spalla è la stessa, non più basso, non più alto, quasi totalmente disteso, non aperto del tutto, non contratto così, ma questo tipo di distensione. Abbiamo poi delle tecniche di gomito, empi, e altre tecniche sono molto basilari, c'è il Gedabarai, il Sotoukè, eseguiti poi anche in contemporanea. Una tecnica peculiare è l'Uraken, ok? L'Uraken caricato in questa maniera, anche qui ci sono diverse maniere di eseguirlo, questa, questa o questa. Nella nostra scuola sono corrette tutte e tre a seconda del lignaggio del maestro. Noi seguiamo questo. È un movimento che richiede l'utilizzo del gamaku, ok? Vedete, l'anca io quando sono in Naikanshidachi non riesco a girarla bene, quindi la posizione è un po' anomala per lo Shorin prende molta forza dal movimento delle gambe. In questo caso le anche sono quasi bloccate, le gambe sono bloccate, quindi devo usare il gamaku, la parte muscolare del tronco, ok? Quindi da questa posizione 1, 2, 3, vicino all'orecchio, non porto fuori, porto vicino e a schiaffo. Questa mano è ben contratta, questa è rilassata, ok? È importante questo movimento del polso. Un'altra tecnica peculiare che ritroveremo poi in altri kata come il Goju Sho è lo Yokouken, ok? Lo Yokouken è una tecnica diversa ovviamente dal Sotoukè, ma non si tratta semplicemente di una rotazione del polso. L'altezza, come vedete, è la stessa, ok? Spalla, polso, contraggo chiaramente il grande assale. Questo tipo di rotazione la rende però poi nell'applicazione pratica, avendo poi un'angolazione di circa 45 gradi, la rende molto adatta a contrastare attacchi circolari come Ude Uchi, ok? Se vogliamo citare una tecnica del karate, oppure semplicemente un gancio lungo, può meno efficace contro un gancio corto ovviamente, però contro tecniche semicircolari di media lunghezza, ok, diventa molto 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 efficace. Tra l'altro, se avete un buon livello di condizionamento, cosa che se fate Shorin Ryu dovreste avere, la semplice difesa in Yokouken contro una tecnica semicircolare crea un grosso danno al vostro avversario. Notare inoltre, nel kata noi lo eseguiamo in questa maniera, ma è corretto anche questo, ovviamente. Nell'applicazione, questa è una tecnica di pugno portata secondo il principio di Neotodema, di marito e moglie, assieme alla difesa. Altra cosa importante, il Namigaeshi è un calcio tipico di questo kata, ok? Lo ritrovate però anche in altri kata, di Kisei Daiichi, per gli amici del Goju Ryu, tutti i kata lì, conosciuto di tutti gli artisti in questa maniera. Il Namigaeshi, alcune scuole lo praticano all'interno, non è il nostro caso, noi lo pratichiamo esterno. Non deve essere però questo, non c'entra niente. Deve passare davanti al quadricipite della gamba opposta, in questa maniera, ok? Alcuni lo fanno più basso, però l'applicazione alla fine è sempre esterna la gamba, non è mai interna. Quindi, quale delle due versioni fosse l'originale, sia l'originale, non ci è dato saperlo a oggi. Sappiamo che però l'applicazione, c'è tantissime applicazioni di questa tecnica, è sempre esterna e mai riportata all'interno. Qualcuno dice che è un'indicazione di un punto da colpire nell'avversario. Effettivamente alcune applicazioni prevedono il calcio a stampo portato contro il ginocchio dell'avversario, quindi può anche essere che sia così, però potrebbe essere una cosa introdotta successivamente da altri maestri proprio a tal fine. Importante quando vado ad eseguire Namigaeshi
evitare questo, lo spostamento, ma cercare di rimanere il più possibile in posizione, utilizzando i muscoli del basso letto. Sempre riguardo a questo calcio, ma per riportare le parole di Maeshiro Sensei, se ci si abitua già da giovani a eseguirlo davanti o dentro in maniera bassa, okay, così con l'andare del tempo ci si ridurrà a fare solo di questo, perché chiaramente invecchiando il nostro corpo, come diceva il maestro Shibane, superati i 50, tende a un declino fisico, anche se grazie all'allenamento questo declino può essere fortemente contrastato. Però qual è il consiglio di Maeshiro Sensei? Mio maestro dice: finché siete giovani cercate di andare su, senza esagerare ovviamente, in maniera tale che poi con l'andare del tempo avrete comunque una tecnica apprezzabile. Quindi possibilmente, se nel kata andiamo a eseguire questa altezza, magari durante il kion possiamo andare un po' più su e sforzarci un pochettino. Bene, direi adesso di vedere piano il kata tutto assieme e facendo le spiegazioni del caso. Okay. Iniziamo dalla partenza. Abbiamo detto esokudashi, schiena dritta, le mani non sono tese, non sono contratte, sono lasciate in posizione naturale. La mano sinistra come per coprire la mano destra, leggermente staccati dal corpo, quindi non qua, ma più schiena dritta, petto aperto, ok? Di qui, ich, sulla la testa in maniera decisa, ni, in maniera delicata, scendo in kosadachi, ok? San, maniera esplosiva, faccio nai hanshi dachi. Attenzione, diverso, a seconda della scuola cambia il movimento, nello shidokan questo è tutto un tempo unico, in altre scuole shorin come la kyudokan sono due tempi. Cambia totalmente però l'uso del corpo, perché se io di qua vado poi a fare Aito con un terzo tempo, vado ad utilizzare solo il gamaku, questo, cosa che faccio con il tempo in kata. Se invece vado a fare questo, vado a sfruttare il movimento della gamba per portare la tecnica, non vado quindi a non utilizzare il gamaku, ma sommo le due cose, è un tipo di movimento diverso. Quindi appena il piede si è fermato dovete avere la sensazione che l'energia salga per il corpo per arrivare poi al vostro ritorno. Quindi ricapitolando, ich, ni, piano, sa, questo, ok? Occhio a non fare questo, ben chiuso dietro il trapezio. Adesso, ich, vado a colpire in questa maniera, dorso verso l'alto. Ich, non è semplicemente mettere le mani al fianco, ok? Ma c'è questo tipo di movimento e soprattutto devo immaginare che mi abbiano afferrato le braccia e di doverle spratolare via, quindi ci vuole molta molta potenza. Stiamo sempre facendo piano, eh? Giù le spalle, petto dritto, non girato, ok? Ech, vieni a ballare, su, non troppo giù. Kagitsuki, kagitsuki, di qua, questo, ok? A filo con l'ikite, leggermente più lungo va bene, più corto non ha nessun senso. Mi raccomando, allineare la nocca dell'indice con il radio, esattamente come il Mitsuki, ok? L'altezza è quella del plesso solare, non in fuori, non in dentro, ma dritto. Giù la spalla, contratto organo dorsale. Ich, posa dachi, ok? Continuo a guardare di là. Ni, nai hanshi dachi e qui mi radico, ok? Siamo arrivati qua. Adesso sguardo sotto te, doppia tecnica, dopodiché usando il gamaku come abbiamo detto prima, pura testa, naviga esci e mi radico immediatamente. Ok? Attenzione a non fare veloce su e lento giù, ma questo. Attenzione anche a evitare questo, non è corretto. Devo usare la caviglia come un ammortizzatore.
questo, ok? Sono radicato di qua, lancio la tecnica e non rimango girato, vedete? Raddrizzo, eis, ni, mani marito e moglie, il gomito va verso la mano e vanno assieme. Di nuovo, come se mi tenessero strattone, e poi doppio pugno. Ok, quindi molta attenzione alla respirazione, deve essere la respirazione corretta, diaframmatica. Questo kata mi fa girare da una parte all'altra di continuo, principalmente usando i muscoli degli amati, quindi un ottimo allenamento per allenare questo tipo di forza. Quindi questi muscoli vi serviranno per costituire la nostra camicia di ferro, ma anche per avere tanta potenza esplosiva, che è fondamentale nelle tecniche a corto raggio. Ok? Una cosa molto 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 importante, questo kata rappresenta la base per lo Shorin, sebbene non sia, come abbiamo già detto prima, una descrizione storica, un kata autoctono di Okinawa, perlomeno non viene considerato tale, infatti viene classificato come Shorei, Nate, ovvero qualcosa importato dalla Cina. Però a oggi rappresenta per l'appunto la colonna principale, la spina dorsale del karate Shorin Ryu. Studiare nei kanji però non significa solo studiare, come ad esempio dice poi, come dirà il collega Fabio, un kata formativo a livello di struttura, di corpo. Il kata nei kanji ha anche delle applicazioni pratiche, specialmente incentrate sul combattimento a corta distanza, tant'è che alcuni maestri, tra cui il celebrissimo Motobu Choki, fecero di questo kata proprio cavallo di battaglia. Nella nostra scuola, oggi non vedremo le applicazioni, le vedremo poi magari un'altra volta in un altro seminario, nella nostra scuola si studiano anche le applicazioni del maestro Motobu, perché per l'appunto fa parte del nostro lignaggio, però non sono le sole, ecco. Questo è un kata che si presta tantissimo a questo tipo di allenamento. Ottimo anche per imparare il radicamento. Radicamento che qui è abbastanza semplice e intuitivo da eseguire. Diventa magari meno immediata, questo principio diventa meno immediato da eseguire in un Kiyondachi, in uno Shikodachi, in uno Kiyashidachi, ma in realtà il principio di radicamento che andiamo a applicare qui rimane lo stesso e andiamo a eseguirlo poi in tutte le posizioni Shorin Ryu. Ripeto però, la posizione dei piedi fa sì che debba avere un ottimo grado, un ottimo livello e padronanza del radicamento in Aikanchi-Dachi per applicarlo in posizioni dove all'apparenza il radicamento non esiste. Ok? Vediamo adesso il kata eseguito a media intensità. Ok? Io vi ringrazio per la visione, spero di non avervi annoiato e di avervi fatto vedere qualcosa della mia scuola. Passo adesso la parola al mio collega Fabio, che vi farà vedere il kata Sanchin del Gojo Ryu. Salve a tutti, mi presento. Mi chiamo Fabio Reale, ho 43 anni, pratico karate dal lontano 1989. Oggi sono un quarto dan della scuola Jumbogan di Okinawa, quindi stile Gojo Ryu di Okinawa. Ho fatto un percorso in realtà da karateka un po' articolato, perché nell'89, come dicevo, sono partito con un karate giapponese, quindi Shotokan giapponese, che ho praticato per diversi anni. Ho avuto una piccola parentesi di Vado Ryu,
Poi sono passato a Goju-ryu, giapponese prima e Okinawa poi. E in questi passaggi, diciamo nel mio karate, tra virgolette, più maturo, proprio quando approdo alla scuola di Okinawa, comincio contemporaneamente anche ad interessarmi della storia del karate, perché ho cominciato un po' per passione, perché sono molto appassionato di storia e ho fatto anche molti studi per quanto riguarda la storia, la metodologia. E la metodologia tecnica della ricerca storica, quindi ho cominciato ad approcciare al karate anche dal punto di vista di conoscenza storica, proprio perché c'era un po' di dissonanza tra le varie storie raccontate nelle diverse scuole in cui in qualche modo ho preso parte. Ed è stata proprio la storia, tra l'altro, che mi ha portato alla scuola alla quale adesso appartengo. Oggi sono qui con Emanuele Giordano della scuola Shoryu per fare un focus su due kata, Sanchin e il Nyanchin, che sono poi le colonne del karate tutto, e che invece oggi paradossalmente stanno cominciando a perdere come bagaglio, quantomeno nella loro essenza. Tante scuole non li praticano più, o li praticano sporadicamente o con molta superficialità. E poi ci sono maestri anche recenti nel karate di Okinawa che li hanno molto modificati, magari adattandoli alle loro caratteristiche fisiche, alla loro idea di scuola, ma vanno a allontanarsi un pochino da come i grandi codificatori moderni, nel nostro caso parlo ovviamente di Shoji Miyagi, in particolare li hanno invece voluti strutturare nel loro karate più maturo. Per cui faremo dei passaggi storici e tecnici e poi rimetteremo insieme i pezzi dando le versioni esecutive delle nostre rispettive scuole, sperando che possa essere di spunto, no? Per tutti quanti, anche per ritornare a portare molta attenzione su questi kata fondamentali. Il Sanchin è un kata trasversale a molte scuole, a molti stili, ad Okinawa, non solamente nel Goju-ryu, è anche presente nel Kocho-ryu, nell'Isshin-ryu, nell'Uechi-ryu e fino anche nello Shorin-ryu, con delle differenze che sostanzialmente adattano questo kata di origine cinese poi alle varie scuole a Okinawa, quindi alle caratteristiche di queste scuole. E il Sanchin, come tutto il karate d'altra parte, ha origini cinesi. Considerate che qua bisogna fare un rapido spaccato storico per comprenderlo meglio. Sappiamo che le arti marziali cinesi a loro volta hanno origine dall'India, in particolare c'è questa figura mantata di leggenda che è Bodhidharma, che arriva in Cina, viene rifiutato dall'imperatore, viene rifiutato il suo nuovo metodo di pratica spirituale e continua il suo pellegrinaggio, arriva poi alle pendici del Monte Shaolin, sul quale c'è un monastero, e si ferma a questo monastero, comincia a praticare, a meditare con questi monaci, ai quali però porta anche l'essenza delle arti marziali indiane e la pratica che oggi conosciamo come yoga. Questo tipo di pratica non è solamente mentale, è anche fisica. Si comincia a sviluppare a Shaolin la consapevolezza che un miglioramento spirituale che richiedono una certa vitalità, una certa energia vitale, si ottiene meglio anche con un miglioramento fisico. E quindi cominciano a mettere insieme questi due concetti e cercano di superare il conflitto che c'è tra mente e corpo e respiro, mettendo appunto, coniugando insieme questi elementi. E qui comincia a prendere forma quello che poi sarà il Sanchin, nel dialetto cinese Sanchen. Sanchin significa difatti proprio tre battaglie, tre conflitti. E questi conflitti sono appunto tra la mente, il corpo,
e secondo le eccezioni lo spirito, il respiro. Diciamo che il respiro è il mezzo attraverso il quale poi si riesce a coniugare mente e corpo, quindi c'è anche una elevazione, un raggiungimento di un maggior stato spirituale. Quindi quando il Sanchi prende forma, l'idea è proprio quella di risolvere questi conflitti tra la mente, il corpo e il respiro. Cominciano ad essere introdotti degli elementi, quindi basici della disciplina, che però rimandano poi a concetti abbastanza esoterici anche dell'utilizzo del corpo umano. Si comincia a porre moltissima importanza su quello che poi è il tandem, l'ara, e questi concetti si cominciano a codificare in quelle che poi sono le forme, i kata, appunto. Il Sanchi probabilmente è il primissimo di questi kata, seguirà probabilmente subito dopo il Seisan, che però ha già un livello molto più complesso. Nel Sanchin c'è questa pratica profonda dell'utilizzo appunto del tandem, della parte tandem è un punto di energia posto circa 3 dita sotto l'ombelico, per capirci, presso il quale viene coniugata un pochino l'energia della terra con l'energia del corpo, no? Anche qua si rimanda a un concetto un po' più profondo che poi magari vedremo ad inseguire adesso tecnicamente, di radicamento del corpo a terra e trasmittanza della forza. E quindi quando questo kata poi si comincia a diffondere anche nei diversi tempi Shaolin, perché poi nel frattempo Shaolin viene distrutto e ricostruito, quindi sorgono anche altri tempi Shaolin in giro per la Cina, si comincia a mixare un pochino lo stile marziale originario di Shaolin con il taoismo, col confucianesimo, insomma, comincia a diventare un'arte marziale un po' più complessa. Questo Sanchi prende anche caratteristiche un pochino differenti. Ma come arriva Okinawa? Il Sanchi arriva a Okinawa molti secoli dopo rispetto a qua, alla sua origine, quando un okinawense, Karyo Ikaon, fa il suo viaggio per apprendere bene le arti marziali cinesi nel Fuchuan e conosce un personaggio che è Ryu Ryoko. Il Sanchin che Karyo Ikaon impara da Ryu Ryoko è un Sanchin che sicuramente pone un'attenzione importante alla respirazione diaframmatica, che quindi è comunque enfatizzata, ma mantiene comunque anche le caratteristiche dello stile originario, in particolare. Non, si continua ad utilizzare, seppur in maniera meno accentuata rispetto ad altri kata, l'anca, tutta la parte comunque in generale dei fianchi, si pone tantissima attenzione anche al mushimi, e quindi il radicamento, inteso come radicamento a terra, ma anche come flessibilità degli arti. Sembra un po' paradossale perché il Sanchin è un kata duro, ma in realtà anche il concetto di parata e pugno con lo stesso braccio rimane al concetto un po' più profondo del ottimizzare le tecniche con un potenziale avversario, per cui alla parata segue immediatamente potenzialmente anche una presa e un colpo, ma troviamo dentro, se lo andiamo a vedere bene, un pochino tutto. Troviamo il gamaku e quindi lo spostamento del baricentro e quindi anche un po' dei liquidi che stanno all'interno del corpo in un certo modo. Troviamo i primi elementi anche del 5C, intesi come consapevolezza della chiusura muscolare di certe parti del corpo, per quello che riguarda in particolare poi la scapola, la spalla, la parte bassa del braccio in una tecnica di pugno. Quando è Chi Miyazato, uno dei principali allievi e successori di Miyagi Chojun, viene chiesto cosa c'è del karate di Karyu Ikaon nel karate di Miyagi, lui risponde sostanzialmente tutto. Effettivamente le variazioni che Miyagi porta al karate di Karyu Ikaon sembrerebbero essere davvero poche, però tra queste ci sono proprio delle variazioni inerenti al Sanchin.
E una prima variazione la fa, tra virgolette, in diretta, nel senso che prima il Sanchin era il kata di approccio della disciplina, no? Era il kata base, Kyon kata, si partiva dal Sanchin, Kyon approcciò se Goju-ryu, dopo tanto allenamento fisico, Hojo-Kondo, Yobi-Kondo, passava alla pratica del Sanchin. Si dice che i maestri come Iga abbiano imparato da Miyagi direttamente solo il Sanchin, addirittura, che per anni ripeteva sempre il Sanchin. Per quanto era fondamentale, per quanto era importante. Miyagi invece comincia anche sulla base di un progetto che era nato a Okinawa, cioè quello di creare un unico grande stile di karate, a codificare due kata propedeutici che sono i Geki-Sai, Ichi e Ni. Quindi a un certo punto il Sanchin non è più il kata d'approccio, non è più il kata per partire col Goju-ryu, ci sono due kata propedeutici. E questo secondo me è già un cambiamento significativo, per cui il Kyon Kata iniziale che era il Sanchin diventa, tra virgolette, rimane un fondamento del Kyon Kata, ma diventa già un Kata che si impara in fase successiva. Ma poi apporta anche dei cambiamenti diretti, e in primis accentua ancora di più la respirazione forzata, per cui rispetto a Kata originale di Kanri Kaon, Miyagi Chojun pone ancora più enfasi su quella che poi viene chiamata i buki, questa respirazione di pancia, di addome, che sostanzialmente viene indurita molto di più. Un'altra cosa importante che non ho detto è che lo stesso Kanri Kaon aveva portato una variazione rispetto al Sanchin che aveva appreso, che si è però sostanzialmente tradotta solo nella chiusura delle mani. Questa chiusura probabilmente è legata all'insegnamento del karate anche nelle scuole ad Okinawa, quindi si adegua Kanri Kaon all'approccio prevalente che era quello di lavorare in maggior sicurezza, la mano aperta veniva ritenuta troppo pericolosa e nel Sanchin comincia a chiudere le mani. Ma sostanzialmente sembrerebbe che sia stato l'unico significativo cambiamento che ha posto Kanri Kaon. Forse anche lui ha dato un po' più di enfasi alla respirazione, ma sostanzialmente sembrerebbe che per il resto l'aveva riportato per come l'aveva appreso nel Fujiwan, e quindi nel sud della Cina. E Miyagi, tornando invece a lui, appunto, dicevamo che abbiamo scoperto che ha dato molta più importanza all'enfasi della respirazione addominale e nell'ultima parte della sua vita porta un'ulteriore modifica, crea un suo Sanchin sostanzialmente andando a eliminare la rotazione. Il Sanchin originale che aveva preso, che poi sarà chiamato Sanchin Dai Ni, il Sanchin che prevede tre passi avanti, una rotazione e poi si ritorna con tre passi dietro e di nuovo frontali. Successivamente, nell'ultima parte della vita, Miyagi non si capisce bene il motivo, c'è chi dice perché fosse più adeguato all'imbrunimento che aveva portato sul kata, chi perché si presentava meglio anche in fase dimostrativa, chi perché fosse malato e non poteva più alzarsi molto a controllare i propri allievi, sta di fatto pone un Sanchin tutto frontale, tutto avanzando e tornando indietro. Anche qua è da precisare che Miyagi continua a praticare entrambi i Sanchin, infatti in molte scuole di Okinawa, parlo della scuola Judo, della nuova GKK e via discorrendo, si pratica sia il Sanchin che il Sanchin Dai Ni. Probabilmente molta confusione è stata legata al fatto che quando crea questo Sanchin Miyagi lo chiama l'Opera Sanchin Daichi primo e quindi forse cronologicamente sarà attribuito prima il fondamentale a questo kata e il secondo Sanchin Dai Ni diventa forse viene inteso come il secondo kata meno importante, non so, insomma, sta di fatto che ho sentito dire da molti maestri che il Sanchin Dai Ni non era un kata praticato da Miyagi, se non inizialmente, se non in piccola parte, mi risulta diversamente, entrambi i kata venivano praticati sicuramente nell'ultima parte della vita, molto più attenzione sul Sanchin, ma questo ce lo dice anche lo Yoi, che è diverso. Lo Yoi della scuola Jundokan, che rappresenta l'ultimo Miyagi, quello del karate più maturo di Miyagi, ha uno Yoi con le mani incrociate, il Sanchin Dai Ni, cioè quello originario, invece mantiene lo yoi
a pugni chiusi, semifrontali, ma insomma, entrambi hanno le loro caratteristiche sostanzialmente identiche, perché poi, a parte la rotazione, tutto il resto del kata si mantiene quasi, quasi identico. Ma quali sono le caratteristiche principali di questo kata? Abbiamo detto un kata che si concentra molto sulla respirazione. Ma è un kata che fondamentalmente rappresenta la parte go, la parte dura del Goju-ryu. Sempre Miyazato raccontava che Miyagi insegnava ai propri allievi a chiudere adeguatamente il corpo, a rafforzarlo e mantenere una respirazione sempre, sempre controllata, perché i colpi eventualmente ricevuti dall'avversario potenzialmente dovevano rimbalzare, quindi non dovevano avere alcun effetto. In effetti il Sanchin è un kata che, rispetto a tutti gli altri kata del Goju-ryu, mantiene sempre un indurimento della parte addominale, sia alta che bassa, sia in fase di esalazione che in fase di ispirazione, ovviamente con percentuali diverse. E questo padroneggiare questo tipo di respirazione è cosa tutt'altro che banale, richiede sicuramente un impegno fisico importante. Si narra che tante persone praticando Sanchin in maniera estrema si siano sentite male, abbiamo portato anche dei danni importanti al proprio fisico, per cui insomma è un kata che banalmente, come a livello tecnico, sembra molto semplice, è sicuramente più semplice rispetto ad altri kata, non a caso è un Kyo kata, ma richiede un approccio fisico non proprio indifferente. Anche qua sulla pratica è importante una pratica corretta, perché, come accennavo, ci sono stati casi in cui Sanchin è diventato, con una pratica importante, quindi quotidiana e intensa, è diventato anche dannoso. Per cui, questa respirazione forzata, molto intensa, ha portato problemi, a maestri anche insomma allenati. E anche qua temo che il passaggio poi, soprattutto nel Giappone occidentale, nel Giappone continentale, quindi nel salto del karate fuori da Okinawa e poi ancora in Occidente, abbia contribuito ad una diffusione di un Sanchin preso un pochino più alla leggera, e quindi anche qua una pratica, una respirazione scorretta non solo non giova, ma addirittura può essere controproducente. Bene, adesso cominceremo a vedere il kata passo passo. Prima però voglio ricordare gli elementi fondamentali del karate di Okinawa e che ritroviamo già in questo kata, che non a caso è un kata fondamentale. Questi elementi sono anzitutto il focus sul tandem, quindi questo fulcro che si trova, abbiamo detto, circa tre dita sotto l'ombelico, rappresenta un po' il fulcro di tutto, dal nostro equilibrio alla gestione delle nostre forze, no? E quindi anche quelle che riusciamo a sviluppare nei movimenti traslativi e rotativi del nostro corpo. Il tandem, il corpo, l'utilizzo del tandem lo otteniamo attraverso questa retroversione del bacino. Ci sono addirittura scuole anche di Okinawa che incentrano la loro attenzione in maniera quasi esclusiva sul tandem, a volte forse esagerato perché si perdono un pochino l'uso corretto delle anche, però questo fa capire quanto questo elemento possa essere importante nel combattimento, soprattutto nel combattimento reale, nel combattimento a distanza ravvicinata, quando la capacità rotativa delle anche a lungo diventa difficile se non addirittura impossibile. E quindi una volta che noi già entriamo in apertura sul Sanchin, facciamo subito questo movimento di chiusura del bacino, il tandem qua è chiuso e rimane così sostanzialmente per tutto il kata tramite qualche piccolo aggiustamento. Ma nel Sanchin troviamo anche il Muchimi. Anche questo è un concetto che non è semplicissimo riassumere in poche parole. Diciamo che Muchimi lo intendiamo innanzitutto come elasticità del corpo, del movimento. È un po' come chi non lo conosce, un po' come quando vede i passaggi lenti
nei kata, no? Quindi il passaggio lento che c'è nel kata in teoria non dovrebbe essere solamente lento, ma dovrebbe anche essere elastico. In questa elasticità dovrebbe comunque racchiudere in sé un'espressione di forza. Quindi se so adeguatamente sfruttare il Mushin Mi, questo movimento non sarà solo lento, ma sarà appunto anche elastico, avvolgente. Lo troviamo questo movimento di Mushin Mi nel kata. Lo vediamo in particolare quando andiamo a effettuare Toraguchi, ma in realtà lo troviamo anche negli altri passaggi del kata, perché c'è sempre un piccolo movimento avvolgente, rotativo dei pugni piuttosto che di flessione delle anche. Ma Mushin Mi lo intendiamo anche come, perché poi l'elasticità presuppone anche un forte radicamento a terra, no? È inutile essere elastici se non ho radicamento a terra, per cui anche qua l'espressione massima si trova già nel passaggio e nella presa delle posizioni a terra, no? Di aderenza, per cui vengo ad aggrappare con le dita dei piedi addirittura anche il suolo, mi radico bene a terra, baricentro basso, schiaccio la respirazione verso basso, mantengo la parte sopra del corpo in grado di essere ancora flessibile, di immaginare sui paragugi, questo tipo di lavoro è diverso da una tensione pura e basta. Ma ancora troviamo il Gamaku, e quindi il corretto reindirizzamento anche dei liquidi che abbiamo all'interno del nostro corpo nell'esecuzione delle tecniche, e fino anche l'utilizzo degli addominali anche obliqui nei movimenti di chiusura. Ma ancora Gamaku anche come gestione del punto di equilibrio del kata, che è fondamentalmente statico, ma si mantiene comunque con energia prevalentemente spinta in avanti. E infine troviamo anche gli elementi basici del Cinque Chi, che è, diciamo, quel movimento che spezza il movimento fluido del Mochi Mi in una tecnica di velocità, e quindi è quella chiusura finale, la ritroviamo proprio nei movimenti, ad esempio nelle tecniche di pugno, no? Quella chiusura, quella finale rappresenta la chiusura massima, e in una tecnica reale di combattimento diventa, diciamo così, l'esplosività, se vogliamo usare un termine un po' più conosciuto, e quindi quel movimento di chiusura, di rimmaginare il 5C, un po' come immaginare una frusta, no? E quindi se il Mushin Mi è il movimento oscillatorio della frusta, il 5C è il movimento che spezza la frusta. Ecco, cominciamo a ritrovare anche in un kata, in apparenza solamente duro come il Sanchin, questi principi base, che poi sono i principi che troveremo in tutti i kata superiori e in tutto il karate. Quindi è facile adesso cominciare a capire perché è così importante e così fondamentale questo kata, perché diversi maestri hanno sostenuto che nel Sanchin, anche lo stesso Miyagi diceva che nel Sanchin c'è tutto, no? Perché se lo vado a snocciolare e a studiare bene, ritrovo tutti gli elementi fondamentali del karate Goju-Ryu. Il Sanchin, tra l'altro, ora siamo in periodo di lockdown, chissà che non lo rifaremo in futuro un webinar del genere, perché sarebbe bello farlo almeno in coppia, perché una delle cose più comuni nell'allenamento del Sanchin è lo shime, e quindi il controllo della giusta tensione muscolare, delle giuste chiusure dell'esecutore. Lo vediamo in tanti video dei maestri di Okinawa, in cui c'è l'esecutore a petto nudo e un altro, la persona, tendenzialmente il maestro, che va a sensibilizzare, a percuotere di determinati punti. Anche qui ci sono maestri che esagerano, menano come Fabbri, passatemi la battuta. Il principio del kata non è quello di testare la resistenza dell'esecutore, in realtà è quello di andare a sentire se è chiuso nei punti giusti, se c'è l'utilizzo corretto delle anche e del tandem, se c'è l'aderenza a terra, radicamento a terra. Quindi sono tutti passaggi che vanno verificati appunto con queste sensibilizzazioni. Bene, andiamo però a vederli un pochino nel dettaglio, nell'esecuzione del kata. Ovviamente non può
un video andare a spiegare tutto, però è un motivo, no? Di approfondimento magari, no? Che si può fare al dojo. Allora, partiamo dalla posizione di Mutsubidashi e andiamo a vedere il Sanchin Ichi, quindi quello che abbiamo detto cronologicamente è nato dopo. Quello che ha creato il Miyagi un pochino più maturo, per questioni anche di tempo e di complessità, non andremo a vedere il Sanchin Dai-Ni, che comunque ricordo ancora una volta, cioè è praticato nelle maggiori scuole di Okinawa. Allora, il Sanchin, quindi tutto frontale, partiamo da Mutsubidashi, lo Yoi, questo è lo Yoi che eseguono le scuole che hanno seguito Miyagi nell'ultima parte della sua vita, quindi dei suoi allievi più recenti, e questo è quello ad esempio del Jundokan e della JKK. L'apertura, le braccia rimangono aderenti il più possibile, mantengo, vado a prendere il Sanchin Dashi e contestualmente faccio una ritroversione del Tanden, una doppia parata. La respirazione in questo momento, in questo passaggio, è lunga, lunga. E l'esalazione breve, ok? Un breve radio che circa un secondo. Ora la telecamera probabilmente frontale un pochino non rende giustizia perché va ad alterare un po' le proporzioni. Comunque diciamo che di lato forse si vede meglio. Il pugno è all'altezza della spalla, la larghezza della posizione è ovviamente quella delle vostre spalle. Da qua il movimento di il richiamo è lungo circa 4 secondi, quindi 3-4 secondi. Inspiro e poi fuori. Stessa durata, quindi è lungo, lungo il movimento, lunga, lunga la respirazione. E qua invece è rapido, circa un secondo. 1, 2, quindi corta, corta. Poi adesso andremo a ricapitolare questi tipi di respirazione. Nell'avanzamento c'è un piccolo aggiustamento, una piccola rotazione del piede frontale, un movimento diciamo a mezzaluna della gamba posteriore che avanza e avanza mantenendo la parte interna del piede aderente a terra. Stesso lavoro dalla parte opposta, questo rimane ben saldo e qua. Sentite quella chiusura finale. Come dicevo, la massima espressione di durezza del kata. Ok, e ancora stesso lavoro, vado sul terzo passo e qua ci sono, no? E per quattro volte ripeto la stessa cosa. Il richiamo, mi raccomando, nel richiamo che il pugno sia alto, ma il gomito più basso, la spalla deve essere rilassata. Tutto il lavoro abbiamo detto è di pancia, ok? E addome basso, ovviamente intendo, vai. Quando vado a richiamare i pugni c'è una piccolissima, quasi impercettibile, flessione della gamba corrispondente al pugno, che poi andrà a spingere di nuovo insieme alle anche, insieme al coscio, la parte laterale, sul movimento rotativo finale del pugno, ok? E quindi ancora. Ok, quindi ricordate, il movimento è sì rigido, il corpo è sì duro, il tendon è sì chiuso, ma ecco, magari di lato si percepisce meglio. Quando vado a richiamare c'è un piccolo movimento di alleggerimento della gamba corrispondente al pugno, che poi va, quando arrivo qui nel gomito comincio a rotare, poi va a chiudere, in questo modo, ok? Anche il passaggio sulla rotazione di pugno, ci sono alcuni maestri che ruotano subito e dicono perché induriscono di più. Miyagi l'aveva concepito in questo modo. Quindi da qua, quando arrivo al gomito all'altezza del fianco, comincia la rotazione che termina appunto con questa spinta massima. E dall'altra parte la stessa cosa, quindi quando richiamo c'è un piccolo alleggerimento della gamba posteriore che poi quando arriva in chiusura al pugno, bang, crea questo piccolo più piccolo ulteriore spinta finale, e quindi rimandiamo sempre ai concetti che abbiamo detto prima. Bene, sul quinto Tsuki c'è un respiro, un richiamo del braccio sinistro, le mani aprono, è veloce la respirazione, poi andiamo qua in parata,
pressione, immaginiamo che arriva un pugno e come metafora andiamo ad aprire, quindi non è un movimento di polsi, è un movimento di avambraccia, ok? Qua, uno. E quindi da qui ci sono i tre richiami, uno, apro le mani, con lo stesso principio di prima, e ancora, seguo un percorso naturale pure la tecnica, eh? Anche qua, vista di lato, salgo in maniera naturale e poi all'ultimo chiudo leggermente verso il basso e creando questa specie di ovale di fronte a me. Movimento ripetuto per 3 volte. A questo punto indietreggio, prendo bene il Sanchin Dashi e prendo bene la posizione di caricamento del Toraguchi. Da qua il movimento è avvolgente usando le anche, uno, e poi scaricano. Ovviamente la respirazione è lunga in questo passaggio, e ancora uno e due, lunga, ok? E da qui richiamo con una respirazione lunga, butto fuori tutta l'aria che posso, dimezzo l'esalazione ai movimenti successivi in maniera progressiva, quindi se qua è 100, poi. Quindi abbiamo detto, ricapitolando, in apertura la respirazione sarà lenta, veloce. Qua. Quindi sarà lenta, lenta. Sono tutte le tecniche di pugno, eh. Qua uno. Veloce, veloce nelle tecniche di parata. Quindi, vabbè, ovviamente vado avanti, stesso lavoro, lenta, lenta. Lenta, lenta su tutti i pugni. Quando arrivo al quinto tsugi, da qua sarà veloce, lenta, ok? E si riparte, di nuovo lenta, lenta, ok? Quindi ricordare, lenta, veloce, lenta, lenta, veloce, veloce, e da qua sarà veloce e lenta, eh? Altra cosa da tenere a mente sempre durante il kata è che il baricentro rimane sempre schiacciato verso il basso, anche i passaggi dove in avanzamento o in dirigimento dove non c'è respirazione avvengono sempre col baricentro basso. Sono passaggi pesanti, si allenano bene al dojo, ad esempio con i kirigane, quindi qua tenendo bene i pesi in mano, mi abituo a passare bene basso, a fare un movimento passante basso col Sanchin Dashi. Ci sarebbero ancora 1 milione di cose da dire sul Sanchin, però ecco, qua abbiamo già discusso degli elementi principali. Come detto, non vuole essere una lezione esaustiva, e né c'è pretesa di esaustività, in generale, insomma, per nessuno, ma vorrei che fosse uno spunto di riflessione per andare, per chi già non lo fa ovviamente, a lavorare con molta attenzione su questo kata, perché poi, ripeto, è la base di tutti i kata superiori. Quindi se lavoriamo bene sul Sanchin, se lo spacchettiamo bene e andiamo poi a rimettere insieme, ci troveremo molto meglio nel karate che poi andremo a fare. Adesso vado in esecuzione completa senza interruzioni, sperando che sia un'esecuzione che insomma venga bene e dia l'idea di quello che dovrebbe essere il kata. Grazie per l'attenzione. E speriamo poi di poterci confrontare presto anche dal vivo. San Cin!